Per la crema vi occorreranno 500 g di latte, 2 tuorli, 100 g di farina 00, 200 g di zucchero e una bustina di vanillina. Per prima cosa polverizzate lo zucchero e la vanillina, 20 secondi, velocità 7. Aggiungete i rimanenti ingredienti, 7 minuti 90 gradi, velocità 4. Versate la crema ottenuta in un contenitore, quindi lasciamo raffreddare. Rivestiamo un contenitore di plastica rivestito da pellicola con pezzi di pandoro, in questa maniera. Per la bagna mescolate 2 cucchiaini di zucchero con 150 grammi o 100 ml e 150 ml di acqua e 2 cucchiai di cuore. Io scaldo a microonde, voi potrete utilizzare un pentolino. Bagnate tutta la superficie dello zuccotto, così. Versate la panna ottenuta nella crema fredda. Quindi mescolate per bene il composto. Ecco come si dovrà presentare. Versate uno strato di crema nello zuccotto. Foderate con un secondo disco di pandoro, quindi bagnate. Adagiate il secondo strato di crema. Chiudete con la calotta di pandoro, così. Quindi bagnate. Lasciate riposare nel congelatore per 2 ore. Prendete lo zuccotto e spalmatelo della crema rimanente, così. Quindi adesso copritela con i pezzi di pandoro, così. Ecco come si dovrà presentare. Lasciate riposare in frigo per qualche ora. La mia torta mimosa è pronta, io già ne avevo tagliato una fetta, guardate l'interno come si presenta. Ricca di crema. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio alla prossima, un bacio!